Ecco, una sua valutazione, gentilmente. Una valutazione positiva, perché essere stati allo stesso tavolo e avere deciso di fare 4 tavoli tecnici per diverse 4 aree ed essere nell'immediato concrete e vedere quali tipi di intervento si possono subito realizzare è sicuramente un dato positivo. Naturalmente faremo di tutto per cercare di vedere come questi tavoli saranno davvero efficaci sul territorio. Continuano i lavori, diciamo, di questi tavoli tecnici e penso che siamo sulla buona strada, almeno per noi sembra che si profili questo collegamento veloce tra la zona interna e la costa, quindi la SP32 che noi chiediamo sia ammodernata per darci questo collegamento veloce e mettere in rete l'economia del nostro territorio con il resto dell'economia della provincia di Agrigento e dell'isola, ma soprattutto ci darà la possibilità in tempi, speriamo, brevi di ottenere questo risultato, di poter raggiungere i primi presidi ospedalieri di Sciacca e il tribunale e i servizi essenziali. Ecco, con questa viabilità nuova che ci consentirà, abbandonando i percorsi tortuosi, di arrivare subito alla 115, di cui si paventa anche in prospettiva un ammodernamento. Il Genio Civile è stato chiamato come partner del tavolo tecnico da istituire. Ecco, intanto anche una breve valutazione su questo incontro di oggi in prefettura. Sì, sicuramente è un'iniziativa importante, siamo ben disponibili a fare da supporto a questo tavolo tecnico, insomma ci muoviamo lungo un percorso già tracciato da tempo per promuovere lo sviluppo socio-economico della città, insomma, cercando di invertire una tendenza che negli ultimi lustri ha progressivamente isolato dal punto di vista infrastrutturale la nostra terra. Tra qualche settimana partirà il censimento, l'ispezione delle condizioni di efficienza strutturale di 150 ponti sulla rete delle strade provinciali, poi abbiamo stabilito anche un canale preferenziale grazie alla quale sono stati approvati progetti importanti per lo sviluppo socio-economico della nostra terra, i lavori per la ricostruzione del Ponte Petrusa, i lavori per il consolidamento del Ponte Morandi. Siamo però, non possiamo fare a meno di registrare che di fatto alla velocità con cui noi rispondiamo molto spesso non fa eco un'altrettanta velocità poi in cantiere. I lavori si muovono con molta lentezza e quindi questi tavoli sono molto importanti per cercare di stimolare i soggetti competenti e le maestranze incaricate.